Sì. Prova, facciamo due prove tecniche. Scherzo ovviamente, ragazzi. Allora, avete già capito di cosa parliamo oggi. Più che altro di cosa vi presento oggi. Allora, la Bluetti, azienda, una delle aziende leader nel settore di power station, pannelli solari portatili, dove dicendo. Noi l'abbiamo incontrata per la prima volta circa un anno fa con il loro power station più piccolo, la C50S, con cui ci siamo trovati benissimo. Abbiamo appena fatto una recensione della loro power station un anno dopo, ve la metto qui sopra in descrizione. Cosa hanno fatto? Ci hanno contattato, ci hanno detto: ascoltami, ti andrebbe di recensire la nuova EB70 con il suo relativo pannello SP200, cioè il pannello solare portatile, raga, da 200 watt. L'hanno recensito già un po' tutti, ragazzi, perché se andate online e cercate EB70 ne trovate veramente decine che hanno già recensito il prodotto. Io ho detto: va bene, mandamelo. Però attenzione, io lo voglio recensire un po' in modo alternativo, perché voglio testarlo in modo serio. Perché io so già di cosa stiamo parlando, ragazzi, perché ovviamente nell'ambiente power station mi sono documentato per un anno intero, so praticamente tutto. Questa è una macchina da guerra e, come tutte le macchine da guerra, secondo me vanno usate in tempi di guerra. Esempio, se state pensando a questa macchina qua per caricarvi il cellulare, secondo me personalmente non ha molto senso. Questa macchina qui è un po' uno step iniziale per andare su capienze importanti, su poter fare cose veramente importanti come, non so, caricare addirittura frigorifero, usare l'asciugacapelli o, raga, come vedremo in questa recensione, usare l'induzione. Sì, usare un piano portatile a induzione. E già lì sento dire: ah, ma su l'induzione come fai, come non fai? Lo vedremo dopo. La mia intenzione è quello di farmi un bel caffè sul piano induzione che usiamo regolarmente con le batterie che abbiamo a bordo della nostra macchina. Voglio aprire una piccola parentesi, apro e chiudo, ragazzi, sul pannello SP200. Allora, è un pannello, io lo sto usando, questo l'ho aperto subito perché, raga, vi dico la verità, il fatto di poterlo attaccare all'impianto della macchina e poterlo usare come un pannello solare a tutti gli effetti, perché molta gente dice: no, vabbè, ma tu prendi il pannello della Bluetti e lo devi usare solo con la power station. No, niente di più sbagliato. Questo è un chiaro, semplice pannello solare. L'unica peculiarità è che è portatile, quindi, come vedete, c'ha la maniglia. Ma la cosa più interessante, raga, che sono 200 watt, non sono pochi, 200 watt, ragazzi, sono tantissimi. Il fratello gemello più piccolo, l'SP120, che è quello che ci mandarono con la power station più piccola, è praticamente la stessa cosa, solo che quello lì è da 120 watt e questo è da 200. 200 watt non sono pochi. Io l'ho già testato da circa una settimana, l'ho attaccato alla macchina rivolto verso il sole. Avere un pannello portatile, attenzione, ascoltate bene, ragazzi, vi apre un po' anche un modo di vivere on the road completamente diverso, perché io attualmente ho dei pannelli solari sul tetto e quindi, per ovvie ragioni, quando dobbiamo fermarci per ricaricare le batterie, quando sono fermo in libera, devo mettere per forza la macchina al sole. Ciò d'inverno è tantissima roba, perché ovviamente la macchina si scalda e via dicendo, ma d'estate, di sti tempi dove fanno 34-35 gradi all'ombra, stare al sole è improponibile. Ecco che in questo caso il pannello portatile cambia un po' quelle regole che avevamo prima. Questo pannello lo potete aprire tranquillamente, lo mettete al sole, ma voi la vostra macchina la mettete all'ombra. 200 watt, ragazzi, carica circa, io ho fatto già un test, sui 14-15 ampere, che non sono pochi, 15 ampere all'ora. Quindi, volevo aprire una parentesi, non sto qui a farvelo vedere, raga, è uguale identico agli altri, l'unica differenza è che, secondo me, mamma Bluetti ci ha insegnato a materiali di qualità, resistente, maniglia, cioè, raga, è veramente una macchina performante. Ma ora passiamo alle B70, perché questo è veramente molto, ma molto interessante. Allora, cosa che subito mi salta l'occhio, io ovviamente l'ho già aperto in questi giorni per vederlo più che altro, e più che altro per caricarlo, perché per fare questo test che voglio fare oggi lo volevo al 100%. Allora, vabbè, manuale di istruzione, garanzia, via dicendo, scatoletta con il trasformatore per la 220 da casa. Quindi voi a casa, eventualmente prima di partire, non so, per chi lo usa nel weekend o via dicendo, ve lo caricate con questo dalla parete 220 e ve ne andate a fare weekend.
Scarichino 12 volt per l'accendisigari. Sì, raga, potete ricaricare queste power station anche dalla presa accendisigari della vostra macchina. Poi avete il cavo del pannello solare, l'adattatore che va praticamente dagli MC4 del pannello solare all'attacco posteriore della, che adesso l'hanno spostato davanti, adesso vi farò vedere. Poi spugna, e qui ci abbiamo la mitica Power Station EB70. Allora, cominciamo col dire, ragazzi, questa Power Station, per chi ovviamente non sa cos'è una Power Station, vi faccio un piccolo riassunto. Non è altro che un box, una scatola con all'interno tutti i componenti che vi servono per accendere, ragazzi, e utilizzare qualsiasi accessorio. All'interno c'è un inverter, questo addirittura da 1000 watt, quindi vuol dire che tutti gli accessori a 220, perché parliamo ovviamente di un inverter, cosa fa? Converte la corrente da 12 volt a 220, come quella di casa per intenderci. Potete usare tutti gli accessori fino a un massimo di 1000 watt, che non è poco, ragazzi, persino un asciugacapelli, e in questo caso voglio provare anche l'induzione. La batteria all'interno, ragazzi, non è più una batteria litio, ma è una batteria Life P04. Sono batterie di ultima generazione. Questa batteria arriva dai 2005 ai 3000 cicli di carica e scarica. Infatti loro scrivono praticamente è una power station che ti dura tutta la vita. In effetti, se ci pensate, ragazzi, noi le batterie LFP04 che stiamo usando attualmente sulla nostra macchina ce le abbiamo da circa 6 mesi e il contatore segna che abbiamo fatto solo 8/10 cicli di carica e scarica. Quindi, come potete immaginare, per arrivare a 2005/3000 veramente passano 20-30 anni. Quindi, in teoria, questa macchina qua dovrebbe durare tutta la vita. Allora, sul tecnico, adesso vi faccio vedere un po' le porte che abbiamo praticamente sull'anteriore. Allora, ragazzi, questa volta praticamente sul posteriore non abbiamo più nulla, ma rimane tutto sulla parte anteriore. Allora, display, enorme display, dove vi dice praticamente tutti i valori, vi dice l'input di quanto state caricando, quanto state scaricando, la percentuale della batteria in questo momento, se è in modalità eco oppure no, ma quello lo fa in modo automatico. Da questo lato avete il LED, una luce LED che prima era sul posteriore, adesso sull'anteriore. Le specifiche, poi raga, vi dico, andatevela a vedere perché l'hanno recensita veramente veramente in tanti. La porta per caricare sia sui pannelli solari e sia grazie al trasformatore, anche questa l'hanno messa sull'anteriore, fino a un massimo di 200 watt. Poi abbiamo due porte, ragazzi, USB-C, questa volta però da 100 watt. Cosa vuol dire 100 watt? Che possiamo caricare anche i nuovi dispositivi tipo i MacBook Pro di ultima generazione che vogliono 100 watt di carica. Abbiamo due classiche USB da 5 volt 3 ampere, abbiamo due porte jack da 12 volt 10 ampere e poi una presa accendisigari classica. Cosa molto importante, ragazzi, l'inverter da 1000 watt, 220-240 volt, è in onda pura. Quindi quello che voglio farvi capire, in un contenuto così piccolo avete una macchina veramente veramente importante, dove potete caricarci di tutto, cellulari, droni, come abbiamo visto con le porte USB-C possiamo caricare anche i nuovi MacBook Pro e via dicendo. Sulla parte superiore avete una ricarica wireless, quindi se il vostro cellulare supporta una ricarica wireless, basta appoggiarla qua sopra e automaticamente si ricarica. Quindi veramente avete tantissime possibilità per far funzionare qualsiasi accessorio. Come vedremo dopo, io voglio provare, ripeto, non so se funzionerà o no, però io voglio provare, anche perché online si vede gente che prende questa Power Station e poi dopo ci carica il cellulare. Non ha molto senso. Io voglio testare il suo inverter da 1000 watt e capire se realmente può reggere una piastra induzione fino a 1000 watt. Questo dopo lo vedremo. Quindi, ragazzi, sul discorso di camperizzazione, io l'ho detto fino all'inizio e lo riconfermo anche ora, secondo me oggi come oggi queste macchine sono il futuro. La prendi, apri la scatola e la usi senza troppi giri di parole. Io direi però, ragazzi, abbiamo fatto questa fase iniziale con i dati tecnici, andiamo però a testarla perché io non vedo l'ora. Mi farò un bel caffè con l'induzione, vediamo se la piccolina ce la fa. Allora, ah.
abbiamo l'induzione, macchinetta del caffè che l'abbiamo già preparata, ci stacchiamo dalla linea della macchina. Allora, qui dobbiamo accendere. Allora, vedete, non ho dovuto attivare nulla, ho messo la spina, lui automaticamente mi ha fatto partire l'induzione è già operativa. Quindi dice modalità eco, input 0, adesso è ferma perché praticamente da ferma l'induzione non ha assorbimento. Noi normalmente per fare il caffè stiamo tra i 600 e gli 800 watt, io adesso però voglio spingerla fino a 1000 watt, poi il caffè se viene troppo veloce non mi interessa, però voglio capire se ce la fa a funzionare con una piana induzione. Allora, accendiamo l'induzione, 500, 1000 watt. Vediamo il display cosa ci dice. Output, quindi quello che sta assorbendo la piastra, adesso 851, 886, 915, 922, 925, perfetto. Ragazzi, stiamo facendo il caffè con un piano induzione con la Power Station EB70. La cosa interessante è che per assurdo con una batteria così io potrei fare anche un piatto di pasta senza nessun problema. Quindi, e intanto ricarico con il pannello solare. Questa cosa la voglio dire. Sfatiamo il mito, ragazzi, che queste Power Station non si possono utilizzare mentre si carica col pannello solare. Assolutamente no, potete farlo senza problemi. L'unica accortezza, come Mamma Buletti dice, è i cicli della batteria molto probabilmente andranno a diminuire. Ora, sta già uscendo, eh? Sì. Sta già uscendo il caffè. Qui mi segna consumo 956 watt, quindi zero problemi, la batteria è ancora al 100%. Stavo dicendo, farà meno cicli la batteria, però invece di farne 3000 ne farà 2008, invece di farne 2005 ne farà 2002, raga, però che ce frega se c'era il sole. Ora il pannello solare era il sole che mi caricava la Bluetti e io mi sto facendo un caffè o una pasta, quello che sia, caffè così pronto. Eccolo qua. Non so se riuscite a vedere, batteria ancora al 100%, 6 watt perché adesso la ventola di raffreddamento sta raffreddando la piastra, quindi direi che ci siamo riusciti, dai. Ragazzi, che dirvi, recessione semplice, però siamo andati dritti sul pezzo. Questa macchina qua, ragazzi, è una macchina molto performante, quindi quello che ho detto prima ve lo ripeto. Se volete prendere, questo consiglio mio spassionato, se volete prendere questa macchina per caricarvi il cellulare, secondo me potete andare anche sul modello più piccolo, la C50S. Se invece, come in questo caso, volete usare, non so, asciugacapelli, piano induzione, quindi roba che ha dei consumi veramente, delle potenze veramente importanti, questa è una macchina da guerra. Cosa molto importante, molti di voi ci chiedono: ma non dite mai prezzi su queste recensioni? Come facciamo a darvi dei prezzi, ragazzi? Perché ora ovviamente questa macchina è nuova, recente, quindi ha un determinato prezzo. Magari tra 6-7 mesi questa macchina cambia di prezzo, voi vedete il video e mi dite: ma come i prezzi non combaciano? Quindi è per quello fondamentalmente che i prezzi non li diamo mai. Basta andare sul sito che trovate giù sotto in descrizione e trovate tutto, prezzi, specifiche tecniche, se ci sono delle offerte, via dicendo. Cosa molto importante, qui sotto, ragazzi, e poi ve lo metto anche in descrizione, c'è il nostro codice sconto, d'accordo? Andate sul sito, fate l'acquisto, quando arrivate al momento di pagare inserite il nostro codice e avete il vostro sconto. Cosa molto importante, ci sono due colori, c'è azzurro e nero, noi l'abbiamo scelto azzurro perché se dobbiamo farlo vedere è meglio che lo facciamo notare. Mi raccomando, se avete domande, dubbi, qualsiasi cosa, scrivetelo in descrizione, io rispondo sempre. Ci vediamo al prossimo video, per qualsiasi cosa siamo qua, mi raccomando andate sul sito Bluetti anche solo per dare un'occhiata. Poi hanno, ragazzi, diversi modelli, ne volete uno più grande? Ne hanno uno enorme, raga, che addirittura potete farci girare una lavatrice, per farvi capire. Un abbraccio di cuore dal Frank, ci vediamo al prossimo video, ciao!